start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Stone Skipper, un gioco in uscita il 15 di settembre. Lo sto giocando il giorno stesso dell'uscita, ma l'ora non è ancora giunta, quindi il prezzo io non ve lo so dire ancora. Ma l'ho cominciato da un po', pochino, non tantissimo, e sto un pochino compiendo le prime missioni di gioco. È un gioco a turni, che ha una grafica molto molto carina, disegnata a mano, dove noi conduciamo l'ordine del grifone. Il gioco è completamente in inglese, ma devo dire non è complessissimo riguardo la comprensione. Poi sicuramente, se il gioco lo conoscete, avete visto degli screen, dei video dove c'è un castello volante, beh, sappiate che ci stiamo lavorando. Noi lavoriamo per la sovrana di questo regno, che può, vedete in questi disegni bellissimi, può permetterci di, pagando, riportare in vita unità nostre che perdiamo in battaglia, adesso poi andremo anche a combattere, oppure andare a dare nuove abilità. Le unità sono divise, al momento abbiamo paladino, guerriero e il ranger, e vincendo combattimenti noi possiamo andare a sbloccare dei punti di esperienza. In questo caso io ho già potenziato il paladino, la paladina, infatti vedete che me ne chiede 6. Ad esempio il Knight, quindi il cavaliere, ne chiede 3, ne abbiamo 2, quindi noi qua possiamo andare a dargliene 3. Dopodiché si sblocca, come ho fatto qua nel Paladin, un'abilità. E l'abilità poi la potete usare in combattimento, scegliete quale, poi pian piano espandete la vostra unità. Riportare in vita un'unità costa 25 monete d'oro. Ora credo che dobbiamo andare qui. La cosa interessante è che saranno più di 45 missioni con una storia. Potremo poi, una volta che avremo il castello volante, potremo decidere di potenziarlo, affrontare altri castelli, insomma, e andare avanti. La cosa interessante è che qua sotto ho dovuto affrontare dei banditi, dei ladri, perché mi è stato detto ci servono soldi, i banditi li hanno, ma possiamo proporre ai banditi di darci i soldi e noi ci dimenticheremo i loro crimini. Loro non accettano, iniziamo il combattimento. A un certo punto mi viene detto, ma se evitiamo spargimenti di sangue e gli abbattiamo la statua della loro fortezza, che poi è una fortezza diroccata, potrebbe unirsi a noi. Io ho sacrificato un'unità facendola morire sotto gli attacchi di tutte le unità nemiche, con gli altri sono andato e ho piazzato 2 bombe, ho fatto saltare e loro si sono arresi. Comunque, ora andiamo qua. Disegni molto belli, mi fa pensare che ci siano anche delle sorte di vampiri. Ok, e qua iniziamo. Questo dovrebbe essere la zona dove troviamo l'artefatto per far volare il castello. Sua maestà, lo spirito di Retribution, è stato condotto qui, imprigionato qui per molti secoli, ma nessuno sa esattamente da dove arrivi. I nostri ministri la controllano da tempo. Vabbè, prodotto da spiriti elementali, vale, vale. Lo spirito, ok. Eccolo lì. Una energia protettiva circonda lo spirito. Può essere anche distrutta con le armi o indebolita spegnendo le console. Ah no, ok. Praticamente questo è un bello scontro, perché questo tizio è protetto da questa palla, quindi possiamo indebolirlo o meno. Allora, vedete che abbiamo il combattimento, ci sono questi pallini rossi che sono gli attacchi e possiamo fare un movimento. Quindi tecnicamente noi possiamo decidere di andare avanti. E in questo caso possiamo andare a fare due tipi di cose. L'attacco a distanza. In questo caso non compare un simbolino sopra di lui, quindi non lo possiamo attaccare fuori range. Oppure l'attacco melee. Avremo anche le bombe, ma in questo caso non le possediamo. Ci mettiamo in modalità scudo. E passo il turno. Ora tocca al nostro socio qui. Io vado avanti con lui, il nostro ranger. Posso attaccare a distanza. Posso attaccare lui, vedete che c'è il simbolino, quindi lo attacco e gli tolgo un po' di vita. Dobbiamo andare alla console per forza di cose. Potrei anche morire, quindi
Lo mando direttamente qua. Spengo la console. Ok, non posso fare più nulla. Potrei tecnicamente attaccare, ma non ci arrivo. Non è la zona parte giusta. Da qua capite che tra poco toccherà all'elementale. Cosa bella che avete anche le bombe. Le bombe buttano giù tutto quello che incontrano. Cioè, se avete un muro di una fortezza, il muro di una casa, il muro viene giù. Quello è. Ha creato un elementale qua. E vedete che io adesso potrei attaccare con le armi. No, attacco a distanza con l'ascia. Ok, l'ho attaccato due volte, passo il turno. Il nostro amico potrei spostarlo qui e fargli disattivare la seconda console. Ok, gli abbiamo disattivato completamente il... Ah, lui può attaccare, giustamente. Attacchiamo a distanza con i due attacchi. No, uno solo, perché uno ha buttato via... non ci sono altre console, c'è un forziere lì dietro però. Credo che vada aperto però solo in combattimento. Intanto allora portiamoci avanti. Devo ricordarmi che la paladina ha sbloccato un'abilità, che è questa di curare, ma al momento non è ferito nessuno. Quindi io lei la riporto qui vicino e la faccio attaccare. Ancora. Ah, ok, schivata. Mannaggia, tocca a lui. Ok, no, fortunatamente non fa molto danno. Poi vedete questo simbolino qui, di queste spade, significa che quando attaccate qualcuno, melee, questo vi fa un contrattacco. Adesso il babbano lì sta scappando, ma io non lo voglio far fuggire. Lo attacco. Non dovrebbe avere il contrattacco perché non vedo il simbolo. No, invece ce l'aveva. Lo attacco una seconda volta, il contrattacco non dovrebbe esserci per la seconda volta. Ok, non è messo benissimo l'amico qua. Allora, potrei sparargli, ed è quello che farò. Potremmo lanciare anche una bomba, ma la bomba salta il turno dopo. Quindi, quando l'ho lanciata in mezzo ai nemici, il problema è che poi si spostano, la bomba esplode e non c'è lì nessuno. Allora, passiamo il turno ancora. La nostra paladina non può attaccare nessuno. La sposto di qua. Che magari può mandare una cura a qualcuno. Sì, anche perché non può attaccare. Proviamo la cura verso di lui. Ok. Dai, adesso lo buttiamo giù. E vedete che... Cioè, graficamente è molto carino. Non so cosa stia facendo, perché stia facendo questa piazza pulita qui, ma... allora. Paladino, vieni qui. Paladino, sì. Cavaliere. Allora, attacca. Merda, l'ha schivato. Non può attaccare una seconda volta, sì. Coraggio e onore. Dai, passa il turno che fini. No, puoi attaccare ancora. Sì, anche perché giustamente ha già cambiato personaggio. Merda, non può. Lo muovo qua. Puoi attaccare da qui? Cazzarola, no. Bomba. Ma qua risulta fuori dalla mappa. Questo è un peccato. Allora facciamo così. Attacchiamo questo. Ok, così l'abbiamo eliminato. Fantastico. Passa il turno. La paladina arriva qui. Vediamo se può attaccare a distanza lei. No. Nope, no, 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 no. Però potrebbe curare. Potrebbe curare lui. Che non è messo benissimo. Perfetto. Ok. Dai, è quasi morto sto qua. Dai. Sì. Perfetto, questo è il resoconto della battaglia ed è finita. Mi congratulo per la nostra vittoria. Gli ufficiali continueranno a monitorare quest'area. Ok. In speranza che le conseguenze non influenzi il nostro ordine, Marcus. Non c'è più possibilità di rinvio, dobbiamo fronteggiare una massiccia invasione di non morti. Ha ragione, va bene. Ok, questa
Buongiorno Sua Maestà, siamo veramente felici che il nostro ordine è sotto la sua protezione, abbiamo sentito delle vostre vittorie. Avrai bisogno di tutto quello che hai bisogno, non metterci troppo col castello. Qua abbiamo le risorse, vedete che c'è oro, legno, pietra, cristalli di fuoco, della terra, dell'acqua e dell'aria. Non metteteci troppo col castello. Questo compito è qualcosa che non può aspettare di essere completato. Ok. Ok, Elizabeth, brutte notizie per voi. Il nostro ministro, i nostri ministri riportano un tradimento nella nostra chiesa. Uno dei miei uomini ha una connessione con i non morti. Mi dispiace. Ok. Mario non può essere permesso, perfetto. E vedete che qua c'è l'Undead Camp. Quindi praticamente il gioco va avanti così. Devo informarla, oggi è il giorno delle brutte notizie, sembra. I non morti hanno lanciato un massivo attacco sul nostro insediamento. Ci sono sopravvissuti, ok. E quindi in sintesi si va avanti così. Però intanto, cliccando sull'accampamento, abbiamo un modo di potenziare le abilità. Abbiamo 4 punti, quindi tecnicamente io posso potenziare il ranger o il cavaliere. Potenzio il cavaliere, gli metto 3 punti. Ottengo l'accesso a questa selezione, quindi posso prendere questo talento qui. Blindness. Che cosa? No, questa è disponibile a livello 3. Non la posso prendere. Questa è da livello 2. Posso prenderla? Sì, no? Sì. Il talento è stato ricercato. Il colpo di scudo, bene, perfetto. Il castello qui non possiamo farci nulla e in sintesi vabbè, poi si vagherà andando avanti con il col castello volante, quindi si andrà a potenziare le varie cose, quindi il gioco si apre ovviamente dopo, ma intanto possiamo andare a vedere com'è il, questo il combattimento inizia così. Ok, questo chi è? Il cavaliere a cavallo. Abbiamo un'unità nuova allora. Dove sono tutti? Sono lì. Poi sono disegnati veramente bene. Cioè, sembrano molto, molto minacciosi questi, quindi... ci mettiamo ad aspettare. Adesso vi faccio vedere una cosa. Faccio vedere questa cosa come funziona. Io butto la bomba qui, anzi la butto qui, no la butto lì dai che, e aspetto, tanto avanzano, hanno lanciato una bomba anche loro intanto, metto in prima linea anche la paladina, ah questo si muove per i fatti suoi, sì no ok è un aiuto, sono le truppe presenti localmente queste. Allora, mi sposto avanti anche con questo, col cavaliere, vediamo se può colpire, non ancora. Cazzarola, questa è tutta minata, sta zona, mamma mia. Vabbè, ormai è andata. Vedete che viene giù tutto, esplosa una bomba, esploderà la seconda. Ok. Infatti è venuto giù tutto, sono esplose tutte e due. Molto, molto carina sta cosa. Allora, attenzione. Sì, ma ci metterà una vita a buttarlo giù così. Vabbè. Mi servirà una mano. Questa cos'è? Una succube? È una Banshee. Sì, non andiamo molto diversamente. Allora, la paladina potrebbe attaccare a distanza andando qui. Ha un range ridicolo. Niente, aspettiamo lì. Qua è una disfatta pazzesca, secondo me. Questo attacca doppio. Sì, mi dai una mano? Sono i vampiri questi. Allora. Contrattacco. Sì, non sta andando proprio benissimo per noi, ma va bene.
Aia, aia. Questo è sempre il primo a lasciarci. Quanto fai di danno da melee? No, attacca a distanza, va. Ci dà 13. Ok. Niente, è andata così. Questa finisce molto male. Attaccano anche la paladina. Questa finisce molto male. Vediamo un po' come attacca melee. Beh. Beh dai, non male. Non male, devo dire. Andato. Sì, ma se mi dessi una mano tu, cavaliere. Beh, uno sconto alla pari quasi qua. Allora, adesso. Adesso. Cura. Non lui. Bravo. Ah, ma lui, ok, il cavaliere. Ho sbagliato persona. Ok, la paladina è andata. Niente da fare. Hanno lanciato anche una pozione pelle di pietra, quindi non sta andando proprio benissimo. Sì, ma sono tutti caduti qua. Picchia, picchia. Vieni qua. Picchia questo. Ecco, il contrattacco non andiamo proprio molto bene. Sì, li abbiamo persi praticamente tutti. Ho capito che dobbiamo fare prima l'altra missione. Ci fossero solo loro due sarebbe un conto, ma siamo in 4 contro 1. Sì, non è andata. Questa è andata così. Mi spiace. Sì, anche perché siamo morti tutti, sta continuando lui, ma non ce la fa. Questo è andato. Però la Banshee lo fa a pezzi. Niente, abbiamo perso. Dobbiamo pagare adesso per... no, return to game. Dobbiamo ricaricare. Autosave load. Il gioco è presente anche su Steam con un prologo che potete giocare gratuitamente perché è un free to play, come tutti i prologue. Sicuramente ci sarà da fare questo prima. E poi una volta che avremo il castello potremo andare ad esplorare tutto il mondo di gioco. È interessante perché? Perché il combattimento è carino, la grafica è molto carina, ma soprattutto dopo comunque più di un'ora e mezza non abbiamo ancora scoperto nulla a proposito del gioco, nel senso che ci sono tutte le risorse da gestire e ci sarà quindi il castello da potenziare per poter andare in giro. Non è un gioco per tutti per il fatto che magari tanti di voi storceranno il naso per la lingua. Però devo dire che ha piuttosto carattere come gioco, e per quanto magari non originale, perché comunque graficamente a me piace veramente veramente tanto, mi fa proprio piacere vederlo. Il combattimento con gli elementi di gioco distruttibili non è assolutamente male. Attenzione, qua abbiamo un oggetto, ricorda anche qualcosa di simile a un Heroes of Might and Magic, gioco che ho molto apprezzato in passato. Ora attendo il vostro parere qua sotto nei commenti, fatemi sapere se magari l'avete già preso, l'avete osservato, comunque eravate interessati, se il video vi è stato utile. Io vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!